con questo video di questa settimana inizio subito con il dirvi che mi sono reso conto che il mio sogno è andato in fumo. Quello che speravo di fare non è assolutamente fattibile. Ho dovuto fare i conti con la dura realtà che io non sono assolutamente pronto per comunque fare il trail dei Monti Simbruini, 90 km con 6.000 e passa metri di dislivello. Ieri mattina ho corso 8 km e già dal quarto chilometro facevo fatica ad andare avanti. E ieri, come già vi ho detto, ho fatto i conti con la realtà, quindi porta in faccia, presa una bella botta. Incassiamo il colpo e andiamo avanti. Cerchiamo di essere positivi. Comunque, l'importante è tornare a correre, correre bene, correre con il sorriso e sentirmi bene. Quindi, primo obiettivo è quello là. Se pensate che mi arrendo, vi sbagliate di grosso. Lunedì ho corso 8 km, martedì ne ho fatti altri 8, oggi è mercoledì, ne ho fatti altri 8, è mattina, maggiori sono le avversità e più grande l'impegno che ci dobbiamo mettere. Non mi lascio buttare giù comunque e rimango sempre positivo. Se non posso fare qualche gara, non succede niente. L'importante è tornare a godere di questi bei momenti di corsa, di allenamenti. Queste belle mattinate, quindi l'importante è questo. Finito di inviare tutte le email per annullare le iscrizioni alle future gare. Sì, sono un po' dispiaciuto, cerco di rimanere positivo e anche se in questo momento sono abbastanza dispiaciuto. E poi comunque devo dire che questa videoanalisi che sto facendo, questa videoterapia con voi è bellissima e mi aiuta tantissimo comunque a superare questo momento difficile e a rimanere positivo. Quindi, email inviate per oggi, io vi porto con me nei miei prossimi allenamenti. Ciao! Sono a metà del mio allenamento, oggi me la sto prendendo comoda, sto facendo qualche video, qualche ripresa e sono al quarto chilometro e qualcosa e voglio condividere con voi la mia riflessione. Io credo fondamentalmente che nulla accade per caso, se mi sono fatto male c'è una ragione e che comunque tutto si può trasformare in qualcosa di positivo. Se non mi fossi fatto male, adesso non avrei avuto tutto questo tempo libero a disposizione da poter utilizzare per costruire quello che sto costruendo in questo momento. Quindi, comunque, ristrutturiamo quello che succede e portiamolo sempre a nostro favore. Quindi, qualsiasi cosa ci capiti, magari ne può sempre uscire qualcosa di buono. Ecco, quindi questo era il pensiero che volevo condividere con voi. Io mi rimetto a correre. Vi saluto, sto immerso come sempre nel verde quando possibile. Ciao a tutti ragazzi e andate a correre. Ciao!